Ripresa che è cominciata con un risultato molto buono per i Founders, che adesso potranno controllare la situazione. E lo ferma. Zaire Emery. Non può sbagliare da lì. Tiro che è stato curato. Grande occasione svanita. Pallone in mezzo. Difensore spazza in qualche modo. Palla persa. Occhio alla ripartenza. Servito Futre. Palla gol per Futre. Super Ederson da pochi passi. Alexander Arnold entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Di Marco capisce tutto, recupera un buon pallone da tre quarti. Spazio sulla tre quarti avversaria, si salva il tuffo il portiere, conclusione tutt'altro che irresistibile. Difficile che potesse prendere gol qui, onestamente. Cross verso il centro dell'area. Ottimo il pressing qui, recupera un gran pallone della metà campo avversaria. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. Entrata decisa, perde palla. Recuperano un buon pallone, zona interessante. Buono l'intervento del portiere. Ferma un'azione pericolosa qui. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Si fanno vedere i compagni. Palla gol per Putre. E il pallone entra. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Efficace qui il tackle. Possesso palla recuperato. Azione che si fa interessante. Dani Uma. Palla gol per Putre. Intercetta bene qui nella tre quarti avversaria. James. Hakimi. Diaby. Doku. Ottima posizione qui il portiere, si lascia sorprendere. Batte lungo. Deviazione di testa che è terminata al lato di poco. Difficile dire se potesse fare meglio. Certo che è andato tanto così dal gol. Claudio Marchisio. Servito Putre. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. Da Marcus Beasley. Manca ancora un quarto d'ora alla fine.
gioca su McMahon. Può riaprirla qui. Hanno avuto. L'occasione per tornare in partita, ma nulla da fare. Non beneficia. Hanno due reti di svantaggio, non possono permettersi certi errori. Federico Di Marco. Pallone per Rafa Márquez. Di Marco. Palla interessante per scavalcare la difesa. Si alza la bandierina, è oltre l'ultimo difensore, tutto fermo. Ha portato troppo palla, dando alla difesa il tempo per salire e attuare il fuorigioco. Lo supera senza problemi. Scivolata sul pallone, tempismo perfetto anche se arrischiato. Hakimi. Márquez riceve. Hakimi. Di Marco. Beasley. Ottimo fin qui il possesso palla, strumento anche difensivo, visto che manca poco alla fine e sono in vantaggio. Hakimi. Tocco per Dempsey. Beasley. E l'arbitro fischia e calcio di rigore. L'occasione per mettere al sicuro il risultato. E la mette, niente da fare per il portiere. Questa è l'immagine del rigore di poco fa. C'è mancato poco che il portiere intercettasse la conclusione. Aveva intuito la direzione del tiro. La palla gli è passata davvero pochi centimetri. Alisson dice di no. Possono partire in contropiede, attenzione. Marchisio. Attenzione, passa il difensore. E c'è il gol che rende il passivo meno pesante in questo finale. Si giocherà per almeno altri due minuti. Buono il pallone recuperato. Tocco per Putre. C'è spazio per lui. Ederson dice di no. Per il passo di Ederson, attenzione. Gara che si chiude con il risultato che sorride la formazione ospite. Una vittoria netta, limpida. Giunta al termine di una prova di grande qualità, di grande sostanza. Il risultato non è mai stato davvero in discussione.
Luci a San Siro, come cantava Vecchioni. Siamo qui a Milano in uno degli impianti in cui sono state scritte pagine indelebili della storia del calcio. Un saluto da parte mia e di Daniele Adani per il commento tecnico. Il menù del giorno ci propone un match valevole per le Division Rivals. Si affrontano Founders e Nutmegs. Un saluto a te Pierre e agli amici a casa. Ne ho viste commentate tante di partite, ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match. Grazie a tutti voi che ci state per seguire, con me come sempre c'è Lele Adani. Di scena oggi le Division Rivals. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida di alta tensione. Partita dal pronostico quasi scontato, Pier, almeno se andiamo ad analizzare gli ultimi risultati. Vengono da una serie di vittorie che hanno caricato mille la squadra e servirà un'impresa per fermare la loro corsa. James. Ecco l'undici iniziale della squadra di casa. Gigio Donnarumma tra i pali. Grimaldo sulla linea dei difensori con Rhys James in posizione di filato. Frank Ribéry insieme a David Beckham sugli esterni. Davanti c'è soltanto Ginola. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Sventa il pericolo. Questo è l'undici di partenza dei Founders per questa sfida. In porta Ederson, in difesa Van Dijk con Ronald Koeman, Mkhitaryan insieme a Xabi Alonso in mediana. E due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Guadagna metri. Occhio alla botta, grande parata, che riflesso. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. È tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Grande parata qui sul tentativo di testa. Altra possibilità dalla bandierina. 1-0, l'hanno sbloccata da subito. La regia ci ripropone l'azione del gol partito tutto da questo calcio d'angolo. Un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere. Openda. Intervento deciso, concede solo la touche. Openda. Ottima lettura difensiva. C'è spazio per proporsi. Cross allontanato. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ha diverse soluzioni, occhio. Si ripartirà con un fallo laterale. James. Openda.
Franck Ribéry. Il possesso di Makelele. Porta via il pallone. Doku. Jeremy Doku. Non può fallire, attenzione. Legge bene la traiettoria e riparte. Koeman. Servito James. Interessante il tocco verticale. Fuori gioco su questo tentativo interessante in verticale. Palla data con i tempi giusti. Meno giusti i tempi dell'inserimento che ha provocato l'offside. Ottimo fin qui il giro palla per rallentare il gioco. Stanno vincendo e vogliono gestirla. C'è spazio lateralmente per i Founders. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Può far male da lì. La parata del portiere che dice di no. Recupera un pallone pericoloso qui. Fa il suo dovere qui il portiere. Intervento fondamentale. Van Dijk. Beasley. Palla per Beasley. Legge bene la situazione di conquista palla. Possono sorprendere la difesa, c'è spazio. Openda. Palla gol per Ribéry. Chiusura fuori. Intervento prodigioso del portiere. Da Marcus Beasley. Xabi Alonso. Buono il recupero del pallone. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà punizione. Ancora poco da giocare prima dell'intervallo, è stato ancora in bilico, ma la formazione ospite ha fatto qualcosa di più e non a caso è avanti nel punteggio. Partita che sfugge ad ogni pronostico, Pier, e il risultato è lì in bilico. Un solo gol di vantaggio al giorno d'oggi non dà proprio alcuna certezza. Per vincere dovranno lottare su ogni pallone fino al triplice fischio. Questa è la mia impressione. Ecco Ribéry, riconquista un pallone importante. Possono ripartire, attenzione. Cross in area. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Pericolo sventato. Ribéry. Servito Kewell. Intervento perfetto al momento giusto. Jeremy Doku. Ecco Mkhitaryan. Ecco il tiro. Attento il portiere che sventa il pericolo. Corner battuto in mezzo. Super Gigio Donnarumma qui. Fischia l'arbitro, si esaurisce qui la prima frazione di gioco.
primo possesso della ripresa, Founders avanti di misura, vedremo se continueranno a spingere o se per provare a chiuderla si affideranno alle ripartenze. Xabi Alonso, passaggio per Van Dijk, tengono palla, non vogliono correre rischi. Di Marco, alzano il pressing. Van Dijk, l'appoggia su Van Dijk. Federico Di Marco, Xabi Alonso, brutto possesso dei Founders. Intervento duro, fuori tempo, potrebbe anche starci il giallo. Tre cambi in una volta sola per l'allenatore. Azione che viene interrotta, buon recupero. Si gioca per la norma del vantaggio. Di Marco. Provano con il pressing. Koeman. Il tocco per Ederson. Di Marco. Pallone per Diaby. Avanza sulla tre quarti. Forse il pallone giusto. Parata eccezionale del portiere. Non ci credo, Pier, l'avevo già vista dentro. Occhio all'avanzata. Cross in mezzo. Poteva nascere qualcosa di interessante. Attenta la difesa. Di Marco. Viene chiuso. Palla in fallo laterale. Occhio nel mezzo. Ginola. La respinta di Ederson non è finita. Il gioco prosegue. Di Marco. Koeman. Singo. Doku. Arriva l'intervento del direttore di gara. Supera il difensore. Gioca in verticale. Intercetta la conclusione. Pericolo scappato. Occhio al contropiede qui. Ripartono calcio del pari. I tifosi aumentano l'intensità della spinta e provano a trasmettere. E in area non può sbagliare da lì. Partita equilibratissima. Parità assoluta. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Singo. Beasley. Palla vagante adesso.
Singo. Palla per Beasley. Cerca il traversone. Palla spazzata via, azione che sfuma. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Servito Kewell. Riconquista un pallone importante. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Hakimi. Aumenta l'intensità del pressing. Palla che è uscita, ci sarà la touche. Hakimi. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. E c'è la rete, passa di vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto se vogliono ciuffare almeno il pari. Gol scaturito da un ottimo pressing che gli ha permesso di recuperare palla e far ripartire immediatamente l'azione. Replay meritato. Singo. Palla riconquistata, possono ripartire. Occhio alle sovrapposizioni. Ultimo disperato assalto nel tentativo di pareggiare. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Allontana il pericolo. Sono andati a un passo dal gol del pari, potevano rimetterla in piedi nel finale. Ma chi ci ha pensato? Il portiere a dire di no con un intervento d'applauso. Da Marcus Beasley. McManaman. Prova la botta. Ottima parata del portiere. Chance dalla bandierina. Manca poco alla fine, vogliono il pari. Occhio al corner. Ci ha provato lì in testa, ma grande reattività del portiere. Ottengono un altro calcio in angolo. Kuman. Riconquistano bene palla qui. C'è il movimento senza palla. Lascia partire il cross. Deviazione aerea e super riflesso del portiere. I Founders conquistano un calcio d'angolo. Donnarumma, attenzione, non è finita. Game over, si chiude dunque con la sconfitta della formazione ospite. Una sconfitta che brucia, ma che può anche servire da lezione. Mai staccare.